far rifiorire il mercato della città, addobbando a festa le pareti e balconi che incorniciano uno dei vicoli più antichi del centro storico. È l'infiorata della Strada a Foglia, un'iniziativa promossa dal commerciante Luigi Miraglia che assieme alla sua collaboratrice Emanuela Falcone hanno riempito un angolo del mercato del centro storico trasformandolo in un vero e proprio giardino per far diventare ciò che un tempo rappresentava il punto commerciale più importante della città, un luogo di attrazione e aggregazione per i giovani e meno giovani. Saranno infatti previste nei prossimi giorni e fino al 21 giugno esibizioni canore ma anche spettacoli appartenenti alla tradizione siciliana, accompagnati inoltre da esposizioni fotografiche e artistiche. L'infiorata della Strada Foglia segue l'orma del Piazza Colori. Quello che loro hanno fatto è stato un input che tutti i commercianti dovrebbero capire. Ogni commerciante si deve prendere parte del suo territorio e insieme ad altri organizzare qualcosa per conto proprio o adoperarsi con altri a organizzare qualche cosa per fare in modo che l'organizzazione ogni settimana ci sia qualcosa di diverso nel centro storico. Non aspettare ogni mese una manifestazione che porta 5-6.000 persone, bastano 200 persone per fare un evento. Il 20 e il 21 avremo modo di ospitare degli artisti che suonano il violino, e gli artisti con i pupi siciliani, cantastorie, che sono programmati per giorno 20. In questo momento abbiamo fatto soltanto l'infiorata per avviare e convincere la gente ad adottare una pianta per quanto riguarda la Strada Foglia.